Ciao mister, vittoria sfumata all'ultima azione, insomma che rammarico c'è malgrado la prova incredibile della squadra? Da 1 a 100 1000, quindi il rammarico è 1000. Ci credevamo perché mi sembrava un po' anche la loro spinta esaurita, avevamo dei buoni spazi, controllavamo comunque bene la gara, mancava pochissimo, però questa è la Champions, abbiamo trovato contro un giocatore straordinario da capacità balistica incredibile, ha fatto partire un tiro su una palla rimpallata più volte e questo ha determinato il risultato. Noi dobbiamo essere molto orgogliosi di queste due partite fatte col Manchester, non solo quella di questa sera ma anche quella dell'andata. E non è, insomma, dobbiamo accettarla comunque, abbiamo ancora qualche chance per il turno, o perlomeno dipende ancora da noi, e quindi è comunque due partite che hanno dato molto a noi, all'Atalanta e a Bergamo. Andrea, se hai altre domande da fare? Vai sì, pure. Volevo chiederti anche la pressione del pubblico, questa sera si è sentito tanto coi tifosi, che emozione è stata anche quella? Meravigliosa, finalmente anche questa la serata che finalmente abbiamo potuto giocare una partita di Champions contro una grande big europea. L'anno scorso con Real Madrid purtroppo non c'era pubblico, altre volte abbiamo dovuto giocare a Milano, niente, è stato fantastico tutto, rimane comunque una grande serata, forse per quello il rammarico dell'ultimo gol è ancora più grande. Hai altre domande, Andrea? L'ultima domanda è: sei passato al 3-5-2 nella ripresa con un Cobb Miners che si è rivelato in grandissima forma, è una questione emergenziale o potrebbe essere una chiave di volta della stagione? No, è una situazione da adottare in certi momenti che è molto valida. Abbiamo sperimentata qualche altra volta, ma è parziale come tante altre soluzioni, che fa parte delle soluzioni che possiamo adottare. Questa sera è stata molto valida. Fornoni Ansa, prego. Buonasera mister. Che dire, rammarico anche dalla tribuna stampa, perché a pensarci bene, se le partite fossero finite al 90esimo preciso, magari anche qualche secondo di più, tra Old Trafford e oggi sarebbero stati 3 punti in più. A pensarci fa quasi, insomma, fa quasi paura, insomma. Ma adesso per passare il turno dovete obbligatoriamente vincerne 2. È ottimista? Ma intanto domenica abbiamo pareggiato con la Lazio all'ultimo minuto, oggi è andata così, questo fa parte del calcio, noi dobbiamo essere, almeno noi siamo molto orgogliosi di questa partita, di come l'abbiamo giocata, anche se siamo convinti che questa più che mai meritavamo di vincerla, però poi il risultato è quello, va accettato. Adesso penseremo, prima dobbiamo pensare a Cagliari, poi dopo la sosta recupereremo anche diversi giocatori, abbiamo visto anche questa sera Jim City quanto è stato importante, e dopo recupereremo tutti gli altri e penseremo poi alla trasferta di Berna, insomma una partita alla volta, perché sono veramente tante, facciamo fatica a fare programmi troppo a lunga scadenza. Avete altre domande? Grazie. Posto?